Ciao a tutti i makers e bentornati anche questo sabato, come tutti i sabati, qui nel mio garage. È un bel po' ormai che andiamo avanti a trovarci in questo appuntamento fisso del sabato verso l'ora di pranzo con un video sul fai da te, probabilmente ormai da un anno. Mi sa che è un anno che c'è l'appuntamento fisso, fantastico. Prima di lasciarvi al video di oggi voglio invitarvi a guardarlo fino alla fine, perché poi vi darò le informazioni per partecipare all'evento che si terrà. Ve lo dico dopo. Ci saranno anche altri eventi in giro per l'Italia, ma vi do appuntamento alla fine del video per dirvi tutte le informazioni in merito. Inoltre ho anche trovato la soluzione per realizzare il contest dei 30.000 iscritti e ragazzi, ho in mente un premio favoloso, non potete neanche immaginare. Ad ogni modo, sto organizzando il concorso, penso già di potervi dire qualcosa da sabato prossimo, quindi rimanete in trepida attesa che ci sarà un mega premio. Beh, allora intanto partiamo con il video di oggi. Vi do appuntamento alla fine del video per le informazioni sull'evento e i maker del video soliti. Eccoci qua. Oggi video teorico. No dai, anche i video teorici sono carini. Se ci riesco prometto che alla fine metto un piccolo progetto. Quindi rimani fino alla fine del video. Allora, di cosa voglio parlare oggi? Di colle. E infatti il titolo del video è: quali colle utilizzo? Voglio elencarvi le colle che conosco io per poi farvi capire dove le potete utilizzare. Ho realizzato proprio per l'appunto un fantastico PDF che potete scaricare e poi mettervi nel vostro laboratorio. Lo attaccate in un angolo libero. Non ho più angoli liberi. Ok, e così vi potrà ritornare utile per quando dovete fare un incollaggio. Quindi se volete scaricarvi il PDF lo trovate in descrizione. Allora, partiamo dalla prima, quella più comune, quella più utilizzata, soprattutto quando andate ad incollare il legno, la colla vinilica D2. La colla vinilica D2 è quella che trovate ovunque, la classica vinilica, ma è particolarmente indicata per gli incollaggi di manufatti che vanno all'interno o comunque al riparo dalle intemperie. Potete utilizzarla per riparare una sedia, per incollare dei pezzi di legno che comunque vanno all'interno della casa o comunque all'interno di un ambiente asciutto. Ha un tempo di asciugatura di circa 25-30 minuti, ma io vi consiglio di lasciarla là di più. L'applicazione di questa colla è tra le più semplici. Si mette la colla, si stende, si applica il secondo pezzo da incollare e poi si blocca con un morsetto. La cosa bella di questa colla è che durante l'incollaggio si ha la possibilità di regolare ed aggiustare la posizione dell'incollaggio, perché tanto non è immediata. Una volta però che è bloccata al morsetto, lasciatela lì per almeno 30 minuti almeno e poi sarà a posto. Va benissimo per multistrati oppure legni massicci. Altra vinilica simile per aspetto alla D2 è la colla D3. E ci sarebbe anche la D4, adesso vi spiego la D3 e poi vi specifico qual è la D4. La colla D3 va benissimo per incollaggi che vanno in ambienti interni o esterni. Comunque esterni, ma non a contatto diretto con le intemperie, quindi con pioggia, vento. È comunque resistente alle muffe e si applica come la colla vinilica D2. Alle stesse tempistiche di incollaggio e si può utilizzare su legno massello o di multistrato. La colla vinilica D4, che io qui non ho, è indicata per l'incollaggio a freddo di finestre, porte o comunque accessori che poi andranno a diretto contatto con le intemperie. Quindi se dovete realizzare una panca da esterno utilizzate la D4, che per aspetto assomiglia alla D3. Può essere utilizzata su legno di multistrato oppure massello e ha le stesse tempistiche di incollaggio. Se vogliamo però essere sicuri di fare un incollaggio perfetto per un manufatto che andrà all'esterno, allora in questo caso dobbiamo utilizzare la colla poliuretanica. Beh, vi racconto questa sulla colla poliuretanica. È quella che ho sempre detestato. Perché? Mi è capitato di realizzare qualche manufatto assieme a mio papà in passato e quando utilizzavamo la colla lui non era assolutamente ordinato e bastava che cadesse una goccia da qualche parte e io la toccassi
per rimanere macchiato per almeno una settimana. Quindi quando utilizzate questa colla qui, io vi consiglio di utilizzare i guanti, ma soprattutto precauzione. Perché? Intanto nella quantità in cui la andate ad applicare nell'incollaggio. È una colla che reagisce all'umidità, quindi una volta che la colla prende un po' di umidità, reagisce proprio in modo aggressivo. Di conseguenza va anche ad espandere. Questo ha un pro e un contro. Il pro è che magari agisce più in fretta di una colla vinilica e può asciugarsi prima. Il contro è che espandendo può spostarvi il pezzo, di conseguenza dovete andarne a mettere poca negli incollaggi o comunque spalmarla bene in modo che non abbia la possibilità di espandere troppo, che poi fuoriesce dalla zona di incollaggio sporcandovi il manufatto e quando andate a pulire anche le mani. Avete capito? Allora state attenti con la poliuretanica. Potete utilizzarla all'esterno, su finestre, costruzioni in legno lamellare, bozze di portoni esterni, incollaggio di cornici in alluminio, pavimenti di caravan. È vero, l'ho utilizzata anche nel camper e mio papà ha macchiato anche il pavimento del camper. Incollaggio di materiali legnosi, con metallo, materie plastiche, gomma. Avete capito quindi che è una colla abbastanza flessibile? Di conseguenza io vi consiglio di averne una bottiglia a portata di mano, ma ricordatevi di chiuderla sempre, altrimenti questa va a farsi benedire, o meglio ancora di acquistarne una bottiglietta più piccola di questa, se non prevedete un grande utilizzo. Perché se la utilizzate e poi non la richiudete per bene, io per fortuna l'ho richiusa e si sta mantenendo, ma se non la chiudete per bene, con l'umidità questa inizia ad agire e di conseguenza la potete buttare. Quindi se la trovate, meglio una bottiglia più piccola. Passiamo ad una colla che ho messo nell'elenco perché la conoscevo, perché so dove si applica, perché comunque ho fatto una ricerca per fare questo PDF che potete scaricare. Però ammetto di non aver utilizzato quasi mai e infatti ho chiesto consiglio anche al mio amico Megasetwork, che l'ha utilizzata più di me. Le colle epossidiche, infatti lui mi ha fatto sapere, mi ha confermato che ce ne sono di diversi tipi. Ci sono quelle specifiche per degli incollaggi particolari, quindi trovate quelle indicate per l'incollaggio di metalli, oppure quelle indicate come questa, indicate per l'incollaggio di ceramica con ceramica o ceramica con altro, plastiche. Io nella mia ricerca ho trovato che ha un tempo di asciugatura più lungo. Tra l'altro spesso sono bicomponenti, quindi vanno uniti i due componenti che formano la colla. In questo caso hanno un miscelatore che va messo nel beccuccio centrale e poi si miscela prima di arrivare alla fine. In altri casi vanno messi assieme e poi mescolati prima dell'applicazione. Il tempo di essiccazione, dicevo, è abbastanza lungo, varia dai 40 minuti a un'ora e quindi dovete capire anche poi in che circostanze dovete andarlo a utilizzare. È una colla che non teme l'acqua ed è particolarmente indicata per incollare legni e metalli assieme. Che dire, per finire, ottima anche per le materie plastiche. Esatto. Quindi questa, visto che è piccolina, un tubettino non fa mai male. Io vi consiglio una di due, una epossidica, questa solo se pensate di averne realmente le necessità, e una di questa. E adesso andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. Colle neopreniche, le ho utilizzate spesso su alcuni miei progetti, come ad esempio nel banco fresa, se te lo sei perso lo lascio qui in alto nelle schede, per incollare il laminato al materiale sotto. È una colla che agisce in modo diverso da tutte le altre, perché va applicata in entrambe le superfici da incollare, va lasciata, tra virgolette, asciugare fino a quando non perde il suo aspetto appiccicoso. Io ricordo che quando la utilizzavo al lavoro, andavo a toccare con le dita, quando sentivo che non appiccicava più, era pronta per incollare le due superfici assieme. Ha un tempo di asciugatura che varia tra i 40 minuti e un'ora, ma vi assicuro che se utilizzate la procedura che vi ho appena descritto, una volta che avete appoggiato le due superfici assieme e la colla si era asciugata, basta fare una leggera pressione e difficilmente staccherete quelle due superfici, a meno che non le rompiate. È ottima per incollare legni, metalli, pelle,
plastiche, gomme, soprattutto anche le gomme. Io l'ho utilizzata anche per la carta vetro nel progetto di pressori per il banco fresa, che poi mi avete dato molte altre idee. Io ho utilizzato la carta vetro per avere più grip, però una gomma normale andava benissimo. E non ricordo più chi ha dato un'idea geniale, quella di mettere un tappetino del mouse sotto qui. È veramente... mi sa che appena trovo un tappetino di quelli vecchi, sostituisco. E anche in quel caso sostituirò utilizzando questa colla qui. Terminiamo la nostra carrellata di colle andando a nominare una colla che non conoscevo. Ammetto che non conoscevo. La colla aceto vinilica. Mi sono andato a informare quindi e ho scoperto che viene utilizzata nell'incollaggio di parti ornamentali o cornici su verniciati lucidi. Va benissimo anche su vetri o plastiche. Ha però bisogno di alcuni accorgimenti. Infatti le parti che vanno incollate assieme bisogna ben pulirgli le superfici e sgrassarle, altrimenti si va a compromettere l'incollaggio di questa colla. Voglio fare un test per incollare della formica dietro ad un vetro e capire se si vede il segno dell'incollaggio. È un esperimento che avevo fatto anni fa utilizzando dell'Attac e poi si vedeva la colla nella trasparenza. Voglio fare questo test con questa colla qui. Ha un tempo di asciugatura che varia anche questo tra i 40 minuti e un'ora, ma l'incollaggio definitivo si ha dopo 24 o 48 ore. Quindi non abbiate fretta con questa colla. Bene, avete capito che se volete avete in descrizione il link per scaricarvi il PDF. Io, come vi avevo promesso, vado a realizzare un piccolo progettino per mettere in ordine tutte queste colle, perché di solito sono sempre sparse un po' in giro. E le vado a mettere nella parete porta attrezzi. Approfitto che ho questo scarto qui con i fori, che ci entrano già le colle perfette, anche questa, spettacolo. Quindi ho un primo supporto, gli faccio una base sotto, l'aggancio per come lo faccio l'aggancio? Lo faccio fisso, ma sì, dai. Bene makers, se questo video vi è piaciuto, anzi se vi è stato utile, smartellate il pollice in su. Io vi ricordo, per quelli che ancora non l'hanno fatto, che vi potete iscrivere al canale cliccando sul pulsante iscriviti e magari anche spuntando la campanellina, che vi annuncerà quando ci sono i nuovi video. Ad ogni modo, il sabato c'è il video di Matley. Per chi se lo chiede se il PDF è attendibile, beh, sappiate che prima di darlo a voi l'ho dato a ben due o tre, no, diciamo due sicuri produttori di colle e adesivi. Di conseguenza è passato sotto le mani di più di un esperto che ne hanno accertato la attendibilità.
Tra un po' vi dico tutte le informazioni per l'evento, aspettate un secondo. Voglio prima nominare i maker di questo video, che sono Mario, che ha realizzato questa Kentucky Chair, oppure sedia stick. Gli è venuta uno spettacolo, tra l'altro mi aveva contattato per dei consigli che in realtà poi non gli sono serviti. Come avete visto, è riuscito a realizzare un capolavoro di sedia. Come vedete dalla foto sembra anche sia comoda. Complimenti a Mario, te li ho già fatti ma li rinnovo ancora una volta qui davanti a tutti. Il secondo maker di questo video è Gian Domenico, che ha realizzato questo fantastico banco fresa. È una versione molto semplificata, come vedete non è obbligatorio realizzare una versione come la mia, ma si può realizzare un bellissimo e utilissimo banco fresa anche in versione più semplificata. Per quelli che vogliono però realizzare la mia versione, beh, tra i miei progetti trovate il progetto del mio banco fresa. Complimenti anche a Gian Domenico, e se anche tu vuoi vedere una foto delle tue realizzazioni qui in un mio video, beh, puoi inviarla all'indirizzo email matleyit@gmail.com, lo trovi in descrizione. Faccio i complimenti anche ai Patreon, ma soprattutto a un nuovo Patreon. Do il benvenuto nel Patreon Wall, tra l'altro nel foglio A4 del Patreon Wall, Marcello, un nuovo Patreon che si è unito a tutti questi Patreon già presenti nel Patreon Wall. Fantastico. Grazie infinite ragazzi, benissimo, ora posso finalmente darvi le informazioni per l'evento. Allora, questo invito è particolarmente rivolto a quelli che abitano in zona Milano, lì attorno, anche in Lombardia. Se volete approfittare di un evento che metterà assieme tre maker italiani, beh, non potete mancare. Sabato 11 novembre alle 2 circa, presso il Talent Garden di Milano, parteciperemo a questo evento io, Makers at Work, e Stefano il Falegname, in cui faremo un meeting, una specie di corso, e vi spiegheremo come realizzare un tavolo di design partendo dalla progettazione alla realizzazione pratica e poi per finire alla rifinitura. Che dire ragazzi, un appuntamento fantastico, un raduno che non ha eguali nel palcoscenico di YouTube. Perché? Perché è un raduno formativo, cioè tornerete a casa che magari oltre ad aver fatto una foto assieme avrete anche imparato qualcosa, ma soprattutto ci sarà l'apero di Crino. Infatti Crino ha organizzato l'evento e quindi ci ha messo a disposizione sala e anche un aperitivo finale. Per partecipare all'evento dovete registrarvi, trovate il link sotto in descrizione, ma vi ricordo che ci sono a disposizione soltanto 100 posti. L'evento è gratuito, ma ci sono soltanto 100 posti. Per quelli che non abitano in zona Milano, beh, tranquilli, replicheremo l'evento in futuro. Stiamo già programmando un qualcosa per la Maker Faire, ma ancora non abbiamo avuto conferme dalla Maker Faire. Appena avremo delle informazioni in più, ovviamente vi terremo aggiornati. Bene ragazzi, correte ad iscrivervi all'evento se volete partecipare. Io sono gasatissimo, non vedo l'ora di conoscervi lì a Milano. Beh, a questo punto ho detto tutto, non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento a sabato prossimo, perché tutti i sabati c'è il video di Matley. Ciao makers!